15 aprile 2006, vigilia di Pasqua, Lucia Mazzetti, presidente dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze, inaugura la mostra personale del maestro portoghese José Martins Barata. La mostra si concluderà il 28 aprile, verrà presentata dalla stessa Lucia Mazzetti e poi, come sempre, da un coro di amici critici della galleria, ciascuno dei quali porterà un proprio contributo critico a questa inaugurazione. Bene, signore e signori, buonasera, benvenuti a tutti in questa galleria. Ringrazio in particolar modo José Martins Barata della sua presenza, ringrazio l'Accademia degli Etruschi di Vada che mi ha presentato questo valido artista e auguro a lui un grandissimo successo, perché questa mostra è piena di colori e dà delle grandi sensazioni e delle grandi emozioni nel vederla. La mostra si concluderà il 28 di aprile, è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13, dalle 16.30 alle 19.30, chiuso i festivi, solo la domenica. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che in distribuzione gratuita presso la galleria c'è anche il catalogo fra astratto e forme che accompagna questa mostra. E ora telegraficamente tutti gli amici manderanno un proprio telegramma al festeggiato, al protagonista. Grazie. Iniziamo dal signor Lombardi. Grazie, io con piacere noto che questa pittura ha un qualche cosa di piccante e naturalmente guardandola dà una festività, dà una buona armonia nell'interiore, specialmente quel bel quadro con quel fondo lì dell'albero e la luce e il fiore. Questo qui rallegra lo spirito e naturalmente una pittura così e fa piacere. Ebbene, si coniuga con la Pasqua che è imminente. Settembre sosso. Una bellissima pittura che tende al surrealismo, una tecnica che tenga anche al metafisico, una cromaticità di colori non indifferente, e quindi farò i miei auguri a questo pittore che è emergente nella nostra città. Alfonso Confalone, segretario dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze. Ecco, sul titolo diciamo fra astratto e forme vediamo bene che c'è l'ironia del surreale che ci ammonisce facendoci vedere gli aspetti più reconditi, un po' ironici, un po' tragici della nostra stessa vita. Grazie Alfonso. Edo Barzagli. Sì, anch'io vedo che è un artista che è padrone della sua tavolozza, ma soprattutto delle sue composizioni, perché anche nei collage riesce a dare il massimo della sua abilità artistica. Grazie Edo. Laura. E io ci vedo molta spiritualità, molto il saper vivere e vedere le cose con ottimismo e una rinascita continua. Questo è quanto ci vedo nel pittore. Grazie. Grazie Laura. Professor Vittorio Abrami. Ma io direi che questo è veramente un pittore molto interessante. Non vorrei dire delle cose esagerate, ma secondo me esprime molto bene la reazione a un certo sentimentalismo, la saudade portoghese, rifugiandosi invece nel lato opposto, in questa ironia, questo sarcasmo che non è cattivo, mai cattivo, che è sempre vicino all'Atlantico, il grande rifugio dell'immaginazione, e lui ci invita a capire e a sopportare la vita quella che è, insomma. Grazie professore. Carmelina Rotundo. Allora, Lucia Mazzetti non poteva scegliere un artista migliore per fare gli auguri a tutti di buona Pasqua, quali mi associo. In questa pittura c'è luce, c'è colore, c'è forma e c'è anche questa tendenza del collage che l'artista diciamo ha sperimentato dopo nel 1990, e sono pezzi di giornale che lui riesce a comporre in una maniera molto particolare. Facciamo a lui gli auguri insieme agli auguri di buona Pasqua ai telespettatori. E ora il cavalier Mario Ferraro, presidente dell'Accademia Internazionale Medici. Ho premuto essere onorato di partecipare ancora una volta presso la rinomata e assai conosciuta Galleria Centro Storico, peraltro sempre magistralmente diretta dalla instancabile signora Lucia Mazzetti, con il valido aiuto del suo collaboratore segretario della stessa galleria, all'inaugurazione della bellissima mostra dell'artista di tutto rispetto, qual è il maestro José Martins Barata. Trattasi infatti di opere di un certo spessore d'insieme che ne qualificano quel raffinato lavoro portandolo in vetta a tanti suoi colleghi di professione. Complimenti allora a questo bravo professore che ha saputo cesellare all'interno di ciascun quadro quell'armonia di colori incastonati appunto all'interno di quegli spazi che ne fanno di esse opere apprezzato impegno di altra professionalità ed ingegneria monumentale. Il tutto costruito e comunque messo sulle tele con maestria, nonché grande proprietà e maestria, ripeto,
bravissimo maestro Barata, e tanti auguri affinché il lungo professionale tempo a venire che gli possa essere di grande soddisfazione e immensa conoscenza ovunque. Ancora bravo e buona fortuna. Grazie a Mario Ferraro. Ora c'è una piccola cerimonia. Lucia Mazzetti, presidente dell'Associazione Galleria Centro Storico Firenze, consegna la targa del Premio Internazionale Donatello 2006 al maestro Barata. Con tanti auguri dall'Accademia Marzocco. Benissimo. Allora, maestro, ci vuol parlare di questa sua mostra? Sì, è una mostra retrospettiva di 6 cicli. Da quale anno parte? Le prime opere a quale anno si riferiscono? La prima è questa, le prime è questa. E io non vedo l'altra. Ah, ecco. E questa anche. E risalgono a quale anno? 1995 questa. E questa io credo che è lo stesso anno. E poi queste sono le ultime, questa e questa, che è un ciclo adesso più metafisico. Qui queste su carnavale, maschera, il carnavale maschera del carnavale portoghese, e che era un'epoca di ironia. Che faceva cose di ironia. E queste sugli transgenici, che sono questo, e stesso anche il quadro grande. Con l'albero, sì. Sì, l'albero che è l'ultimo del ciclo. Ciclo, sì. Bene, la ringrazio, maestro. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che Giuseppe Barata è nato in Castello Branco nel 1944, poi ha studiato disegno e pittura dal 64 a Lisbona con il pittore Silvino Vieira. Più tardi ha studiato pittura ed estetica artistica alla Sociedade Nacional de Belas Artes a Lisbona, dove ha ottenuto il certificato do corso de iniziazione a pittura. In una iniziazione. E poi altri che ora evito di pronunciare per non espormi a brutte figure. È stato alunno del professor Jaime Silva e in tutti questi corsi. È dottore in economia, è stato professore universitario a Lisbona di questa disciplina, ma dopo il 2004 è diventato esclusivamente pittore e ha realizzato appunto questo ciclo iniziato nel 1995, quindi negli ultimi 10 anni. È membro titolare della Società Nazionale delle Belle Arti a Lisbona, è membro del Club Nazionale delle Arti Plastiche a Lisbona, commissario dello stand del Portogallo alla Feria de Arte Indipendente de Madrid nell'ottobre 2003. Ha tenuto tantissime mostre individuali a partire dal 93 fino a una recente nel 2006, nel marzo 2006 a Roma. Ha ottenuto tantissimi premi, ha partecipato ovviamente anche a tantissime mostre collettive sia nel suo paese sia all'estero. Quindi non ci rimane a questo punto, Lucia, che invitare i nostri telespettatori nel prossimo Ponte di Pasqua di venire alla Galleria Centro Storico Firenze in via Pietrapiana per ammirare le opere del maestro José Martins Barata. Le opere saranno esposte alle pareti della galleria fino al 28 aprile. E ora vorrei che Lucia, oltre a augurare ai nostri telespettatori da parte di tutta l'associazione una buona Pasqua, ci ricordasse anche gli orari in cui è possibile venire a visitare la mostra. Bene, la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13, dalle 16.30 alle 19.30, chiusi i giorni festivi. La domenica 25 aprile siamo chiusi. Grazie a tutti. Auguri. Vi aspettiamo via Pietrapiana. E auguri anche a tutti i nostri telespettatori. Certo, auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie.